C'è un clima di tensione sulla possibile costruzione del Biolab a Pesaro, qual è il suo punto di vista? Il mio punto di vista è molto chiaro, ho ricevuto il direttore tempestivamente, quando era uscito fuori questo problema, il direttore dell'Istituto Zooprofilattico delle Marche e dell'Umbria in Commissione Sanità e Politiche Sociali, l'ho convocato per avere delle delucidazioni in merito al progetto e l'allocazione all'interno del Comune di Pesaro e sono rimasto della mia opinione, nessuno in questo momento discute tecnicamente la scelta del biolaboratorio, ma si contesta assolutamente invece la localizzazione. Riteniamo che la localizzazione sia assolutamente sbagliata e quindi su questo la posizione mia come Presidente della Commissione Sanità, ma anche mi permetto di dire anche del Partito di Fratelli d'Italia a Pesaro, è molto chiara su questo tema e si discuta assolutamente sulla localizzazione e si cerchi di valutare un sito diverso perché la popolazione lo chiede, perché ci sono dei dubbi sul sito scelto e il Comune valuti di fare un passo indietro. Quindi condivide la preoccupazione dei residenti? Assolutamente sì, la popolazione va sempre ascoltata, va sempre sentita, ma in maniera preventiva, non vanno prima fatte le cose e poi ascoltate le persone. Bisognerebbe invertire per una volta il modo di fare politica in questa città.